Ciao a tutti amici di Game Experience, siamo alla Games Week, secondo giorno, sviluppatori indipendenti, ma questa volta dei volti noti. Già l'anno scorso li abbiamo visti in un'intervista relativa al loro gioco, li conoscete probabilmente, i ragazzi di Footprints, Detective Gallo quindi, ma non siamo qui per Detective Gallo credo, o forse sì, vediamo, hanno delle novità da annunciare, quindi vi lascio all'annuncio, diteci cosa dovete dirci. Ciao a tutti, allora inizio io Maurizio? Sì. Dunque abbiamo sì qualche novità, però mi piaceva sottolineare il fatto che siamo contenti, molto soddisfatti dell'uscita del gioco e da poco siamo usciti anche su piattaforma console, quindi PlayStation 4, Nintendo Switch. Siamo molto colpiti, siamo rimasti sorpresi piacevolmente anche dalla community Switch che ha risposto positivamente, diciamo anche al genere punta e clicca. Non siamo i primi ovviamente ad andar lì, ma insomma anche per noi la risposta è stata positiva, quindi siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato e per questo motivo mi viene da dire, poi Maurizio aggiungerà qualcosa, che non abbandoneremo Detective Gallo. Ah, vai avanti. Allora continuo io, ciao a tutti. Assolutamente non l'abbandoneremo, ma vorremmo diversificare la proposta per chi ci segue e per chi ci seguirà su due fronti. Sul fronte videoludico posso già dirvi che è già prevista un fix per Switch per migliorare l'esperienza touch e renderla completamente touch. Già è al lavoro Mixed Bag, la società di porting, che migliorerà l'esperienza Switch rendendo completamente touch l'esperienza di gioco per chi è appassionato della portabilità della console, per usarlo dove vuole giocare. Ma non solo, ci sarà anche la possibilità di utilizzare i Joy-Con con l'infrarosso, col puntamento sullo schermo per chi vuole giocarlo comodamente a casa, quindi un'esperienza totalmente Switch per Detective Gallo. Non solo, l'aggiornamento che ci sarà per quanto riguarda l'esperienza touch ci darà possibilità di sbarcare tra qualche mese su iOS, Macintosh iOS, e sarà per noi una prima prova importante per il mercato mobile. Mi aspettavo, se mi annunciavi la modalità Battle Royale per Detective Gallo ti prendevo a calci, quindi visto l'andazzo, questa è una importante novità e vuol dire che comunque il mercato per di Switch ha dato molte soddisfazioni, se state dando una particolare attenzione proprio al mercato di Switch, cioè state volendo, dovete proprio fare un bel regalone, quindi regola numero 300 e passa di Gallo, far felici gli utenti di Switch, direi. E c'è qualche altra novità in particolare che volete comunicarci? Questa è quella più grossa ancora. Dai, vai. Allora, parlando sempre quindi di Gallo, noi vogliamo allargare questo brand e dal momento in cui non realizzeremo quindi nel breve un sequel, anche se di idee ne abbiamo molte e probabilmente lo faremo, ma nel breve periodo presenteremo quindi quello che è un po' l'antefatto del gioco di Gallo attraverso, quindi un prequel, attraverso un fumetto. Esatto, non un Gallo da piccolissimo, ma comunque andiamo a spiegare tutte quelle cose che nel gioco vengono date per scontate nello scenario. Aspetta, ha qualcosa a che vedere con una certa artwork che ho visto esposta? Di uno che lo tratta quasi male, perché nessuno tratta male Gallo di solito, ma c'è qualcuno che lo tratta molto male, è quello? Esatto, già alla Game Art sono esposte in anteprima due delle tavole del numero 0 di Detective Gallo. In poche parole, già vedremo nel numero 0 Mackenzie, il mentore di Gallo, in un prequel che racconterà molto della storia. E si trova nella zona Game Art perché in associazione con Neoludica queste tavole sono esposte e chi vuole può guardarle. E nell'anno prossimo ci sarà una serie di 7 numeri che racconterà tutta la storia a fumetti del prequel di Gallo. Quindi mobile, Switch migliorato, un sequel in cantiere, un prequel in cantiere e i fumetti. Questo è... C'è anche qualcos'altro da dire? Altra cosa? Vai. Sì, aggiungiamo qualcosa che esula da Gallo. Noi siamo già al lavoro a livello di concept, chiaramente, di brainstorming su una nuova IP. Quindi andremo a realizzare, a partire già dal prossimo anno, un'avventura grafica, ma con un nuovo personaggio, sempre in stile cartoon, con un gameplay molto diverso da quello che è stato Detective Gallo, dove per molto diverso intendiamo ci discostiamo un pochettino dai canoni classici del genere per offrire un'esperienza più di scelte multiple, filoni narrativi diversi, un'esperienza dinamica che può portare a finali differenti in base all'approccio che il giocatore in quel momento ha durante la storia. Esatto, aggiungo solamente che
Gallo 2 è comunque in previsione, ma stiamo ancora raccogliendo tutti i feedback degli utenti e dato che ci sarà ancora molto di cui parlare per quanto riguarda Gallo nelle varie versioni anche retail e anche di gadget fisici, una volta che avremo raccolto tutti quanti i feedback, allora cominceremo a pensare già all'anno prossimo a Gallo 2, ma nel frattempo con questo 9P non vogliamo stare fermi con le mani in mano. Bene. Importante far vedere comunque che avete sempre attenzione al mercato, che state seguendo gli utenti e che le cose sono sempre in movimento. Questo è molto bello, c'è anche il fumetto che insomma era uno sbocco quasi obbligatorio. Beh ragazzi, io posso dire solo due cose: Disney cosa aspetti? E se venite alla Games Week, Detective Gallo ovviamente c'è. Alla prossima, ciao a tutti!